E adesso lui arriva e si mette... No. Lì, magari una donna. È uguale? Credo sia uguale. Si mette lì, mi guarda, mi studia, ma io non devo sbagliare, no, no, non devo sbagliare. No, si mette lì, sì. Mi guarda e magari mi dice di che si tratta. Racconti in fretta, che io non ho molto tempo. Io sono tranquillo, sì. Mi bastano 30 secondi e gli dico tutto, la mia. È la storia di un soldato, no? Forse è meglio cominciare dall'epoca, sì. Siamo nel... Aspetta. Giochiamo d'astuzia, glielo colloco, ci vuole un genere, il mio è un romanzo storico, storico? Suona bene, sì, va anche di moda così, lo attacco, lo aggredisco, non gli lascio nemmeno il tempo di rispondere, il mio è un romanzo storico che si svolge nel 401 avanti Cristo. 401 avanti Cristo. L'esercito di Ciro, il giovane, è in rotta dopo essere stato sconfitto, sì, da Artaserse. Per tornare a casa sono costretti ad attraversare parmeglia, centinaia di chilometri coperti di neve, montagne, desolazione. I soldati sono infreddoliti, affamati, perdono la direzione, saccheggiano i villaggi. E proprio durante il saccheggio di uno di questi il protagonista si innamora. Quindi è anche un romanzo d'amore, ma meglio di così, storia, guerra, amore,